Questo programma è offerto da Cari amici di Reporter, siamo venuti a fare una chiacchierata con il dottor Matteo Paparella, ex sindaco di Ruvo di Puglia, ex assessore provinciale, ex consigliere comunale, e naturalmente lo ringraziamo per averci accolto nello studio di casa sua. Cosa manca a Ruvo di Puglia per tornare ad essere un paese civile? Domenico, mi chiedi cosa manca a Ruvo per essere un paese civile. Io direi per tornare ad essere un paese civile. Manca il dialogo, manca una selezione oculata della classe dirigente, mi riferisco al campo della politica, e manca la predisposizione allo scontro, tra virgolette, dialettico. Perché mancano i partiti? Perché mancano ormai le palestre della politica? E tutto questo chiaramente poi si riflette negativamente sulla vita, sulla comunità, sia da un punto di vista amministrativo, politico, sociale e civile. È un problema serio che per la verità non riguarda soltanto la comunità ruvese, è un fatto molto diffuso, c'è un protagonismo fine a se stesso, non si ha la consapevolezza del ruolo importante che un candidato, un eletto, uno che si propone, svolge per la comunità, che non è soltanto servire la comunità, ma anche e soprattutto dare dei segnali di civiltà, di dialogo. E nel momento in cui il capofamiglia, un esempio che io in generale faccio sempre, dà dei segnali che sono, diciamo, di contrasto, anche di contrasto verbale, che a volte è ancora più incisivo del contrasto fisico, che ahimè, insomma, in alcune comunità ogni tanto vedo pure diciamo emergere. Anche il contrasto verbale è un fatto negativo. La tendenza, la mania di taluni che devono, e questo adesso lo dico al di fuori di coloro che hanno l'onere e l'onore di rappresentare una comunità, la tendenza, la mania di taluni di fare i censori a tutti i costi e di vestire i panni del fustigatore non va bene. Non va bene perché bisogna avere la forza e la capacità di confrontarsi. Io rimpiango in un certo senso i tempi della cosiddetta Prima Repubblica. Dicevo l'altro giorno in un messaggio Facebook, perché ormai da qualche anno ho scoperto anche la validità di questi social network, sono validi perché fanno emergere i pensieri, poi sta chi lo fa in maniera, diciamo, eccessivamente aggressiva e chi lo fa con il proprio stile, con il proprio tono. Dicevo che l'esempio deve venire dagli attori, i protagonisti, dagli eletti. Nella Prima Repubblica, quando io ho esordito, c'erano all'interno dei partiti, ma non solo a Ruvo, anche del comprensorio Ruvo Terlizzi Corato, e all'interno delle istituzioni dei Mamma Santissima, cioè gente rispettabile che aveva competenza, con cui era piacevole anche scontrarsi dialetticamente, ma questo avveniva in modo alla luce del sole, per quanto mi riguarda, avveniva in maniera costruttiva, in maniera seria, ma è chiaro che per contrastare qualcuno, specialmente in Mamma Santissima della politica e della vita cittadina, devi fare una cosa fondamentale, devi leggere, devi studiare, ti devi aggiornare. Non si può e non si deve aprire bocca così, giusto per fare rumore, fare fiato. Tra l'altro ci sono pure
alcuni, non è il caso di Ruvo, ma in generale, che si distinguono per tutto il periodo di una consigliatura, di una legislatura, eccetera, si distinguono per il silenzio assordante delle parole che non pronunciano mai. Se io fossi sindaco, quali le priorità oggi a Ruvo di Puglia? Mimmo, adesso mi tirino un pochettino per i pochi capelli che mi sono rimasti. Se io fossi sindaco, io intanto sono stato sindaco, sono stato orgoglioso di aver servito la mia comunità. E una cosa mi è rimasta, diciamo, scolpita nella mente e per la verità l'ho pure riportato, ecco, colgo l'occasione, nel libro che ho fatto, ma non per vanagloria, ma giusto per documentare ciò che è stato fatto nel periodo molto difficile, 1990-1999. La cosa fondamentale che io ho sempre detto a me stesso e agli alleati, e dico ancora oggi, che quando si assumono degli impegni in campagna elettorale, impegni di tipo programmatico e ovviamente di carattere generale, quegli impegni bisogna rispettarli. Bisogna indicare un cronoprogramma, bisogna dire con chiarezza come si intende fare, che cosa si vuole fare, i tempi e le modalità di realizzazione, ma soprattutto io auguro a me stesso e un po' a tutti quanti, non solo qui a Ruvo ma in tutte le comunità, che la si smetta con il vizio che è censurabile sotto tutti i profili, non solo di tipo etico-morale ma anche sociale, politico e non solo, che è quello di giustificare la propria inerzia o la impossibilità o incapacità di realizzare quello che si è detto, mi auguro, in maniera molto chiara durante una campagna elettorale, addebitando le responsabilità a chi stava prima. Se io rilevo una società, un'azienda, ho la consapevolezza dello status di tipo organizzativo, economico, finanziario e anche produttivo di quell'azienda. Ora non posso poi, in caso di fallimento, attribuire le responsabilità ai predecessori. Tantissime sono le cose che non posso fare, che mi piacerebbe però suggerire. Al di là della pulizia, perché Ruvo è sporchissima, al di là dell'attività ordinaria che va fatta senza enfatizzarla, perché non serve dire di aver sistemato un marciapiede nella maniera più assoluta, ma soprattutto una cosa a cui ci ho sempre tenuto, non solo come amministratore della comunità di Ruvo, ma anche come assessore provinciale per ben due volte. Il controllo del territorio. Il progetto sicurezza, io con gli amici alleati dell'epoca 90-99 lo realizzai allorquando ci fu il tragico evento del commerciante La Fortezza. In 48-72 ore mettemmo su un progetto sicurezza. Che cos'è il progetto sicurezza? Significa coinvolgere soprattutto i vigili urbani a fare il controllo del territorio la sera, la notte, meno presenze magari la mattina, meno input a fare verbali contravvenzioni. E a questo proposito devo dire che la gente non se la deve prendere con i dipendenti, con gli agenti, perché loro sono degli esecutori di ordini e bisogna sapere che si fa un bilancio di previsione, si immagina che debbano entrare nelle casse comunali per un determinato capitolo tot euro e bisogna raggiungere quegli obiettivi. Ora, mi augurerei di vedere in un futuro più o meno prossimo meno segnali spostati come le vacche di Fanfani e meno segnaletica messa in maniera esagerata, perché non ho alcuna difficoltà, e destinare, come la legge prevede,
delle somme per il controllo del territorio. Controllo del territorio che significa interagire con le forze dell'ordine, con gli istituti di vigilanza, che significa presidiare le vie di entrata e di uscita della comunità, che significa fare delle pattuglie, quanto fu fatto all'epoca, il pattugliamento avveniva dalle 22 all'una, perché insomma una cosa dobbiamo sottolineare, i delinquenti in generale, coloro che delinguono, arrivano più facilmente in una comunità non controllata. Ora gli sforzi ci sono gli sforzi dei carabinieri, c'è lo sforzo per quello che istituzionalmente è possibile della polizia stradale, noi facciamo fare la nuova sede proprio per augurarci un maggior presidio, c'è uno sforzo enorme, encomiabile della metronotte, c'è un impegno anche dell'altra vigilanza privata, ma sono interventi disorganizzati. Il progetto sicurezza prevedeva un coordinamento, perché non può essere una sola macchina ferma ad un bivio, ad un ingresso di rufo. Bisogna coordinarle e quindi è chiaro che quei progetti venivano poi pagati ai vigili urbani. Poi questo durò e diede degli ottimi risultati fino al 1999. Poi dopo, con la giunta Caldarola, ci fu l'assessore Visicchio. Io è difficile che faccia i nomi, ma lo devo fare in nome dell'ex assessore Giuseppe Visicchio, che decise e fu accolta quella sua decisione di stoppare quel progetto sicurezza. Ora, un controllo del territorio significa dare e creare i presupposti di vivibilità, di sicurezza, di crescita economica, di apprezzamento da parte della gente. Concludo per questo aspetto, perché quando c'era questo progetto sicurezza, una mattina io stavo al comune, puntuale, presente nella mia stanza, ed ebbi la telefonata dall'attuale sindaco Magrone, che allora era giudice a Bari, un giudice molto bravo, che insieme ad un altro giudice molto famoso, Rinella, venne a Ruvo. Evidentemente andarono ad un ristorante, perché quando io iniziai, è bene rimarcarlo, a Ruvo c'era solo la Cemnere, poi dopo attraverso tutta una serie di iniziative, non di chiacchiere, iniziative vere, concrete, eccetera, si aprirono ristoranti, ristorantini, pizzerie, eccetera, eccetera. Magrone e Rinella vennero con la loro auto a Ruvo e furono bloccati alle ore 11 dalla pattuglia dei vigili. Furono controllati. Il giorno dopo Magrone mi telefonò congratulandosi, perché è un modo concreto non di parlare della tutela della sicurezza del territorio, ma di incidere in maniera positiva senza poi creare allarmismi vari. Questo programma è stato offerto da